ragazzone, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla Maullocraft. Yeah! Allora, signori miei, noi siamo... Che collo c'ha? Che torsione del collo c'ha il nostro tizio? Mamma mia, che impressione, sembra la bambina dell'esorcista praticamente. Allora, signori miei, cambiamo subito l'inquadratura. E noi oggi siamo qui nella zona degli incantesimi per non perdere tempo, ragazzi miei. Allora, noi l'altra volta abbiamo trovato un sacco di diamanti. Il titolo di oggi si intitola Andiamo alla ricerca della fortezza, perché noi adesso... Ho portato su un sacco di livelli, ovvero abbiamo livelli 34 livelli, signori miei. Qui nel nostro bellissimo tavolo degli incantesimi sono riuscito a trovare l'incantesimo con fortuna 2. Quindi non perdiamo tempo, signori miei, andiamo a fare un bel piccone di ferro. Il ferro, mettiamoci sopra l'incantesimo fortuna 2. Lo faccio col piccone di ferro perché tanto non è relativo, diciamo. Il ferro lo possiamo sempre recuperare e sempre riparare questo piccone, quindi non mi serve farlo in diamante un piccone con fortuna 2. E abbiamo un nostro bellissimo piccone. Ho fatto anche un arco, signori miei, perché vediamo se riusciamo a trovare anche fortuna l'incantesimo con infinità per l'arco. La vedo molto difficile, però noi ci proviamo. Allora, recuperiamo i lapislazzuli. Andiamo qui, intanto prima di iniziare col video, signori, di fare incantesimo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. E vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Maullo941 e niente, basta così, basta con le informazioni, partiamo col video. Allora, lapislazzuli al loro posto, piccone con ferro al loro posto, fortuna 3 addirittura. Non era fortuna 2? Mi sta benissimo, fortuna 3, prendi e porta a casa. Fortuna 3, efficienza 4, indistruttibilità 3. Gran bel piccone, signori miei. Ora ce ne andiamo a fare un bel po' di diamantozzi. Abbiamo ancora 31 livelli. Vediamo se becchiamo indistruttibilità, potenza 1, impatto 2. Proviamo, raga. Vediamo se esce un'infinità. Proviamo, 3, 2, 1, sbam! No, impatto 2. Mamma mia, che sfiga, che sfortuna di incantesimo. Va bene, abbiamo un arco che non ci serve a niente. Va bene, allora, posiamo i lapislazzuli. Posiamo i lapislazzuli, signori miei. Andiamo a recuperare i diamanti e iniziamo a recuperare tutti i diamanti, perché dobbiamo farci tutta l'armatura in diamanti, raga, tutti gli strumenti in diamanti. Dobbiamo fare tutto quanto in diamanti, signori miei. Dove stanno i miei diamanti? Qua, 43, pigliamone solamente 22. Vediamo quanto riusciamo a recuperarne con 22. Ok, ragazzoli, ho creato il mio muro di diamanti. Guardate che spettacolo. Blocchi di diamanti che abbiamo trovato nello scorso episodio, raga. Non sapete quanto ho dovuto girare per recuperare tutti questi diamanti. Attenzione, abbiamo creato il nostro blocco con 22 blocchi di diamanti di partenza. Prendiamo il nostro piccone con fortuna 3. Partiamo da 22 blocchi di diamanti e vediamo quanto ne riusciamo a recuperarne, raga. Così, così, proprio di violenza, raga, rompiamo. Mamma mia, sta salendo, il contatore sta salendo, ne vedo 46, 47. Ne abbiamo presi in totale 57, signori miei. 50 con 22 blocchi, abbiamo fatto 57 diamanti. Fantastico. Allora, torniamo velocemente a casa, amici miei. Tra l'altro sta anche calando la notte. Io direi, torniamo velocemente a casa. Costruiamoci tutto il necessario di cui abbiamo bisogno, ovvero, signori miei, ovvero un bellissimo elmetto, la nostra armatura in diamanti. Forse ancora non l'avevamo creata neanche una. Non c'eravamo ancora arrivati a creare un'armatura in diamante. Può essere, ricordo male io, o in questa serie non c'eravamo arrivati. Non mi ricordo sinceramente. Ok, e la nostra armatura ce l'abbiamo. Poi facciamo una bellissima spada che piazziamo lì, che ci portiamo pure dietro. Poi facciamo anche un bellissimo piccone, tanti diamanti ce li abbiamo, e va bene così, piccone e spada. Facciamo anche un'accetta, ma sì, dai, una volta che ce l'abbiamo, raga, li consumiamo, scusami, ne abbiamo trovati a caterve, dico, ce li teniamo belli stretti. La pala no, la pala mi tengo, ma sì, facciamo anche la pala, me ne pento per un diamante, raga, ma secondo me è possibile che io me ne pento per un diamante? No, perfetto, abbiamo tutti gli strumenti che ci servono. Allora, usciamo da qua e infatti abbiamo ottenuto l'achievement dell'armatura in diamante, raga, che non avevamo ancora fatto. Perfetto, siamo coperti in diamante. Abbiamo una spada bellissima, abbiamo piccone che lo mettiamo qua, abbiamo la pala e abbiamo anche l'ascia. Perfetto, ora direi io andiamo a dormire, raga. Mi sistemo tutto quanto l'inventario e poi partiamo nel Nether alla ricerca della nostra fortezza da esplorare. Ok, signori miei, inventario sistemato. Ho preso un poco di legno, ho preso un altro poco di carbone, ho preso un altro poco di ferro, ho creato qualche torcia in più. Andiamo nel Nether, signori miei, e andiamo alla ricerca di questa fortezza, perché dobbiamo esplorare anche le fortezze, raga. Qua c'è il nostro maialino Ino
che è sempre bello carino e sta bello lì tranquillo. Non ci stiamo portando un arco, raga, ma non ho che farci con l'arco. Non speravo di trovare un arco con infinità, ma non l'abbiamo trovato, signori miei. Andiamo nel Nether e cerchiamo di trovare la fortezza da visitare, raga. Sperando che troviamo anche, perché se non sbaglio hanno aggiunto anche altre strutture del Nether. Hanno aggiunto anche altre strutture. Forse avrei dovuto anche farmi uno scudo. Allora, con calma. Con calma e sangue freddo, signori miei. Ok, raga, io mi sono preso le coordinate del nostro portale. Così siamo tranquilli. E io direi di iniziare la spedizione. Andiamo in questa direzione di qua, che è quella che ci ha portato tanta sfortuna l'ultima volta, dove siamo morti un sacco di volte. Ecco, là già ci sono i maiali, ma questa volta diciamo che siamo ben attrezzati per affrontare anche loro. Diciamo che con la spada in diamante ti do una pagaiata. Aia, aia. Raga, ma sono invincibile. Scusatemi, scusatemi. Ma che sono invincibile? Raga, ma sono invincibili questi. Ma porca miseria. Ma di che stiamo a parlare? Ho l'armatura in diamante, raga. Mi stanno a fare le natiche rosse. Aia. No, aspettate, c'è qualcosa che non mi torna in questo cavolo di Nether. Ma porca miseria, ho l'armatura in diamante. C'ho tutto il possibile immaginabile di copertura, e questi mi stanno a fare il fondoschiena tutto colorato? Ma di che stiamo a parlare? Ma sono invincibili sti cosi. Ma siamo messi malissimo. Cambiamo zona, raga. Cambiamo zona. Quella zona lì non mi porta fortuna. Cambiamo zona. Andiamo di qua. Dove era più carino, sinceramente. Dove era più carino. Dove riusciamo a salire? Di qua. Ok. Dovremmo riuscire a esplorare un poco meglio. Allora. Sento degli altri maiali in avvicinamento. Cioè, c'ho la spada in diamante. E non gli faccio niente. Ma qualcuno mi spiega perché non riesco a ucciderli. Sti cavoli di cose. Ecco, ci mancavano solamente loro. I pigmen. Aia, 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 aia. Allora, stiamo calmi. Stiamo tutti calmi. Stiamo tutti calmi. Stiamo tutti calmi. Sto a morire di nuovo. No, 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 no. Fermi tutti. Fermi tutti. Ma di che stiamo a parlare? No, 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 raga. No, no, no. No, sono morto. Sono morto. Sono morto. Non ci posso credere. Sono morto. No, vabbè. Auguri di buon Natale. Raga, avevo l'armatura in diamante, avevo l'armatura in diamante, spada in diamante, tutto in diamante. No, ma io non lo posso visitare. Qualcuno mi dà dei suggerimenti. Cioè, come si visita questo Nether in queste condizioni? Cioè, ma è impressionante. Cioè, non lo capisco. Non. Boh, raga, io, no, io devo riuscire a recuperare il mio materiale. Devo riuscire a recuperare il mio materiale, non so come. Non so come, ma non posso lasciargli tutto quel diamante là. Che sicuramente si saranno messi loro addosso, sicuro. Sicuro. Cioè, non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso assolutamente credere. Vediamo di riuscire a recuperare tutto quanto il diamante. Tutto. No, è impressionante. Sono scioccato, raga, sono scioccato. Se le saranno indossati loro, sicuro. Ecco, qui già c'è un. Guardate come sono organizzati, cioè è impressionante. Questo appena mi vede ora fa caciara, ecco, lo sapevo preciso, cortesemente. Guarda, guarda quello che si è messo la mia armatura in diamante. No, 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 quello si è messo la mia armatura in diamante, raga, ma dai. Ma quello si è messo la mia armatura in diamante, ma io dico, ma non puoi, ma non puoi, ma non te la meriti, ma non te la meriti la mia armatura in diamante. Questo mi sta inseguendo male, mi sta inseguendo male. Là ci sono. Aia! Ho lasciato le mie torce e ho lasciato del ferro. Ho lasciato le mie torce e ho lasciato del ferro che sinceramente vorrei portarmi a casa. Aia, quello c'ha la balestra. Aia! No, io non le capisco. No, io questo nuovo Nether non lo capisco, raga. Questo nuovo Nether non lo capisco. Vorrei tornarmene velocemente a casa. Aiuto, aiuto, aiuto. No, 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 raga. Ma che è stato a dire? No, 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 no. Ma devi morire, ma brucia male. Aia! È diventato un pigman. No, non ci posso credere. Non ci posso credere, è diventato un pigman. Ma io cosa ho recuperato? Una spada e un paio di pantaloni. Non ci posso credere, non ci posso credere, raga, non ci posso credere. Non ci posso credere a quello che è successo. Non posso credere a quello che è successo, raga.
Io non so come affrontare il Nether. Io non so minimamente come affrontare il Nether, raga. Non so niente come affrontare il Nether. Detto questo, ragazzoli, quantomeno abbiamo recuperato qualcosa di tutto il nostro materiale. Qualcosina l'abbiamo recuperata. Comunque, ragazzoli, detto questo, io vi ringrazio per i like. Mi dispiace per questo fail assurdo, ma non so veramente. Devo capire come affrontare questo Nether, perché così proprio siamo messi veramente male. Veramente male. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che mi darete, perché siamo messi proprio male. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto nei prossimi giorni. Detto questo, bella raga, ciao! Siamo partiti con tante speranze, siamo tornati proprio bastonati.